Sandra Moretti saluta i suoi concittadini e andiamo a sentire un po' il loro parere. Buonasera signora, allora siamo alla fine della campagna elettorale, come la vede? Abbastanza bene, dai, speriamo bene. Lei che è la sua concittadina, cosa dice di Alessandra Moretti? È bravissima, ma speriamo che riesca a tenere... Sarà un po' difficile, ma comunque mi auguro proprio. Grazie. Prego. Buonasera, scusate, un parere per l'Alessandra Moretti. Siamo in diretta, possiamo avere un commento per l'Alessandra Moretti? La vedo bene, la vedo lanciata verso la candidatura o verso la presidenza della regione. Secondo lei quali sono stati i punti cardini del suo programma? Ma io credo prima di tutto il taglio dei costi della politica. Nel suo programma il primo punto è tagliare le indennità, tagliare i vitalizi e ricalcolare i vitalizi dei consiglieri che sono attualmente non più in funzione e che sono centinaia e che permetterebbero alla regione di risparmiare 12 milioni di euro all'anno. Questo è un segnale di credibilità della politica. La vede vittoriosa? Sono moderatamente ottimista. Siamo qui in piena campagna per la Moretti che finisce stasera. Voi come vedete? Noi veniamo dal Piemonte apposta per supportare Alessandra, assolutamente. Siamo di Novara, noi ci crediamo, secondo me ce la può fare. Quindi bisogna avere il coraggio di cambiare. Il coraggio di cambiare il Veneto, assolutamente sì. Ciao. Ciao. Vediamo Alessandra Moretti. Stravinciamo, sì. Però lei perché? Quali sono stati i punti cardine? Tutti i punti cardine. Bravura, serietà della candidata, ottima propaganda elettorale, grande spirito di iniziativa. Basta, non aggiungo altro. Ecco. Cosa ha chiesto lei? Come? Cosa chiede lei? Cosa deve cambiare in regione? Tutto deve cambiare, tutto. Adesso tutto dalla scuola, dal lavoro, un sacco di cose. Basta, non aggiungo altro. Siamo alla fine della campagna elettorale per Alessandra Moretti, che cosa ne pensa lei? Beh, io penso che Alessandra sia una donna meravigliosa da un punto di vista politico, forte e intelligente, si è molto mossa per il nostro Veneto, adora Vicenza e quindi forza Alessandra in tutti i modi, veramente. Cosa vede? Cosa deve cambiare nella regione Veneto? Che cosa ha visto di bello nel suo programma?
Bueno, nel programma mi piacciono molte cose, ma il fatto che lei abbia ascoltato veramente il Veneto, abbia ascoltato le persone, sia andata in 500 rotti comuni ad ascoltare le esigenze della nostra economia, delle persone che in questo momento sono anche in difficoltà, beh, questo è un grande segnale, ed è un segnale che va ascoltato da parte sua e anche da parte della squadra che formerà. Quindi, grazie a lei. Fine della campagna per Alessandra Moretti, il coraggio di cambiare anche per i giovani. Sì, assolutamente. Dunque, io sono fermamente convinta che questa regione ha la possibilità di tornare ad essere la locomotiva, quella che Alessandra chiama la locomotiva. Noi giovani non possiamo più vedere la nostra terra come una seconda opzione, deve tornare ad essere una prima scelta, ed Alessandra Moretti è una grandissima opportunità il 31 maggio. Tu che cosa chiedi? Io chiedo di poter scegliere di nuovo questa terra. Tantissimi dei miei amici se ne stanno andando da qui perché non ci sono prospettive lavorative, siamo sempre messi in secondo piano. Questo io chiedo, una nuova possibilità di tornare a scegliere il Veneto. Grazie a te. Che la penso, aspetta un attimo. Ok? Allora, come l'ha vista Alessandra Moretti in questa campagna? La vedo molto attiva, molto determinata e penso che ci vuole un governatore con queste caratteristiche per il Veneto, non un governatore che, seguendo il detto latino, cheta non movere, mota chetare, cioè tenere sempre tutto tranquillo come ha fatto Zaia in questi 5 anni. Governatore anche donna può essere una spinta in più? Beh, io credo che le donne abbiano meno difetti degli uomini e quindi abbiano più possibilità di governare bene. Siamo giunti alla fine della campagna elettorale per Alessandra Moretti, cosa ne pensa lei? Siamo qui apposta per vedere, per capire che cosa propone, lo stiamo aspettando. Lei non l'ha conosciuta? Sì, è vicina di casa, abita vicino da noi, proprio vicino di casa. Quindi la potrebbe vedere vittoriosa la sua concittadina? Potrebbe essere, sì, potrebbe essere, lo meriterebbe anche perché si mostra molto buona volontà.
coraggio di cambiare e prospettare qualcosa per il futuro anche delle famiglie, dice Alessandra. Andiamo a vedere, questo è da vedere proprio. Abbiamo fede, ce n'è bisogno. Alla fine di questa campagna elettorale, come abbiamo fatto con i gadget che sono stati? Vuole parlare? Faceva la guerra. Ah sì? Lupo Sandra. Ciao.
ciao, grazie. Spero di vederti. Abbiamo fatto il possibile. Ma lo so, ciao. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ci vediamo lunedì. Ciao. Lunedì. Ciao Laura, grazie. Alessandra Moretti, siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale. 100 giorni, 597 comuni visitati. Com'è andata? È andata molto bene, sono molto contenta, una grande esperienza umana e politica. Ho visitato tutto il Veneto, ho conosciuto realtà come quelle aziendali, imprenditoriali, artigiane, tanti ospedali. Insomma, un Veneto che nella sua complessità è un territorio straordinario che merita di più. E quindi io credo che il rinnovamento di una nuova classe politica porterà il Veneto ad andare molto lontano. Festeggiare qui a Vicenza, nella sua città, insieme ai suoi concittadini, com'è? Beh, io torno a Vicenza, vivo a Vicenza, sono stata di Vicenza il vice sindaco per 5 anni, una grande gioia. E quindi noi questa sera festeggeremo qui per dimostrare l'attaccamento alle nostre origini, da dove siamo partiti, ritorniamo. Mancano 2 giorni, come si sente di morale, di spirito, come vede i suoi avversari? Io mi sento molto bene, credo di aver fatto davvero tutto il possibile. Adesso spetta ai veneti la scelta, scegliere se guardare il Veneto con gli occhi del futuro, della tenacia, del coraggio, oppure se continuare a guardarli con gli occhi del passato. L'ultimo appello, visto che siamo in chiusura, l'appello, l'ultimo ai cittadini, alla Regione Veneto. Portiamo il Veneto dove merita di stare, merita di ritornare ad essere protagonista dello sviluppo, della crescita, dell'innovazione. Se il Veneto riparte, ripartirà tutta l'Italia e anche l'Europa, e ne sono assolutamente convinta. Credo che ci sia bisogno di una donna che si prenda cura anche delle marginalità, delle persone più fragili, dai pensionati ai disabili, alle persone non autosufficienti. Ecco, io credo che ci sia bisogno di un vento nuovo e spero di interpretarlo. L'accoglienza è un tema un po' piccante ultimamente. Ma noi siamo un territorio di grande accoglienza, non ci siamo mai sottratti alla solidarietà, e credo che il Veneto sia una bellissima terra,
perché è fatta di cittadine e di cittadine oneste, per bene, ma soprattutto capaci di grandi gesti di umanità. Lo dimostrano le migliaia di associazioni di volontariato che ci sono. Dobbiamo certo applicare la legge, essere rigorosi nelle regole che devono valere per tutti. Ecco, l'ultimo, le famiglie dicevano, Alessandra Moretti ha fatto una campagna mirata ad aiutare le famiglie e speriamo che sia così, dicono. Assolutamente sì, noi abbiamo un progetto di sostenere i nuovi nati con un bonus di 100 euro al mese per un anno. Poi abbiamo intenzione di pagare il trasporto scolastico per tutti i ragazzi, soprattutto quelli che hanno famiglie che fanno fatica. Poi certamente il sostegno anche alle persone non autosufficienti, con la riduzione delle rette per le case di riposo e poi la grande riorganizzazione delle USL e del sistema sociale per creare una rete capillare di servizi. Bene, un grande in bocca al lupo da tutti i suoi concittadini qua di Vicenza. Grazie, crepi il lupo, a presto. Ciao, grazie. Quanto dura lo streaming.